Non ho mai incontrato Di Nicola e Barghigiani. Noi resteremo in Serie B. Dopo quasi un mese di silenzio assoluto, il presidente del Teramo Luciano Campidelli è tornato a parlare davanti a telecamere e taccuini e davanti a tanti tifosi in una gremitissima sala dello stadio Bonolis. L'attesa era tanta per questa conferenza. Lo era per gli sportivi biancorossi e lo era per il patron teramano, che nel suo quarto d'ora di intervento ha liberato la rabbia accumulata dallo scorso 10 giugno, giorno nel quale a lui e al DS Marcello Di Giuseppe è stato notificato l'avviso di garanzia per la presunta combine di Savona Teramo. Campidelli ha potuto ricevere l'abbraccio e il sostegno dei tifosi che lo hanno acclamato al suo arrivo, che credono in lui, nella sua estraneità e nella Serie B. Dopo aver detto di condurre la battaglia per loro e per la sua famiglia, Campidelli ha lanciato i suoi strali a quella parte di stampa che, a suo dire, avrebbe espresso condanne affrettate sul suo conto e su quello della Teramo Calcio, e al presidente dell'Ascoli Bellini, che ha dichiarato di essere pronto a dimettersi se il picchio non farà la cadetteria. Allora dimettiti, ha tuonato Campidelli, perché resteremo in B. Agli attacchi nei confronti della stampa ha peraltro risposto il presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta: se critica i giornalisti vuol dire che hanno fatto bene il loro dovere. L'attacco alla stampa in momenti non facili è peraltro una storia già vista e ci sono esempi in campo sportivo piuttosto variegati. Al di là dell'opportunità o meno di paragonare il lavoro di chi giornalisticamente segue le vicende del Teramo e chi dell'Ascoli, una cosa è certa: la partita equilibrata e difficile sarà giocata ad armi pari su un campo, che è quello, come detto dall'avvocato Edoardo Chiacchio, del dibattimento in seno al procedimento sportivo davanti agli organismi competenti, con tutto il diritto, come spiegato dal legale partenopeo, per la parte sportiva, di non dover rivelare preventivamente le strategie della difesa. Le armi degli avvocati e quelle della procura vanno calate nel mentre del processo, e le armi della difesa evidentemente ci sono. L'avvocato Chiacchio ha infatti dichiarato che le carte sono state viste di recente e da questa analisi si è intravisto che prove effettive contro Campidelli non ci sono. Vi sono sospetti e indizi che saranno contrastati dagli argomenti della difesa, che farebbe decadere così l'ipotesi di responsabilità diretta del club. Il DS Di Giuseppe ieri non era al Bonolis. L'avvocato Chiacchio ha affermato che lo incontrerà, spera che il DS possa rigettare le accuse a suo carico, rimarcando che in caso di responsabilità oggettiva la giurisprudenza degli ultimi anni ha espresso verdetti che, nel caso, non sono tali da precludere la B al Teramo. Meno enfatico ma molto sferzante nel suo breve intervento il penalista Renato Borzone, che ha messo nel mirino l'informativa della mobile di Catanzaro, che a suo dire presenta congetture, forzature probatorie, storiche e ricostruttive. Ha contestato la conferenza stampa della procura di Catanzaro e ha aggiunto: chiedetevi come mai il PM, a oltre 10 giorni dalla richiesta, non ha ancora deciso sull'istanza di eccezione territoriale.